giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog. Va bene, domande non difficili. Pronto. Allora, come abbiamo detto, ci siamo collegati con il direttore Ocean del Collatino. Buonasera, signor Pino. Buonasera a voi. Sono Mario Moretti. Io sono Pino. Allora, abbiamo annunciato che finalmente possiamo ufficializzare che quest'anno, con la nostra gara Il Solstizio d'Estate, abbinata al Solstizio d'Estate, che è la decima edizione, proprio per festeggiare questo decimo anniversario, insieme a Ocean Collatina e a tutti i ipermercati Ocean, faremo una manifestazione non competitiva intitolata Ocean per Teleton. Allora, signor Pino, ci può dire qualcosa? Come è venuta fuori questa, così non lo sappiamo, per mettere a conoscenza anche i nostri amici ascoltatori? Assolutamente sì. Beh, intanto è il risultato di una bella collaborazione tra il nostro ipermercato e, nello specifico, come sottolineava Pino, tutti gli ipermercati Ocean della Piazza di Roma, con la vostra associazione dilettantistica, l'Atletica Collatina. E quindi proprio da questa collaborazione è nata l'opportunità di sfruttare questo memorial per unire anche una maratona, una gara non competitiva, perché deve essere veramente un piacere stare insieme, una bella passeggiata, e aiutare anche a livello di beneficenza Teleton che tutti quanti conosciamo
sia nel nome sia nella struttura, in quello in cui opera, e che è una garanzia di partner affidabile con Auchan, con il quale collabora da oltre 12 anni. Ecco, ricordiamo che Teledon, lo sanno tutti, ma è un'organizzazione che si interessa per la ricerca di malattie rarissime, rare o rarissime, in modo particolare distrofie muscolari e così via discorrendo, vero? Assolutamente sì, le malattie più rare che la maggior parte di noi poco conosce, per fortuna, rispetto a quello che è il lavoro che obbliga tantissimi ricercatori spronati dalla curiosità, ma dalla voglia di fare del bene, che attraverso i fondi che noi raccogliamo come insegna, ma con tantissimi altri partner collabora Teleton, portano avanti questi studi che servono ad aiutare tantissimi, veramente tantissimi bambini affetti dalle malattie più rare. Anche perché proprio per il fatto che sono malattie molto rare, a volte vengono messe un po' da parte come ricerca da parte dei grandi istituti farmaceutici, perché di ricerca. Magari cercano di investire più sul farmaco che poi si vende, piuttosto che investire risorse umane per cercare qualcosa che magari poi non si riesce neanche a trovare, perché appunto sono cose piuttosto rare e magari non c'è quel ritorno economico che potrebbe tornare utile a chi effettua queste ricerche. Poi magari vende il prodotto. Chiaramente noi siamo felicissimi perché, ripeto, come Atletica Collatina, insieme a Auchan, che è il nostro, tra l'altro il nostro sponsor anche per la gara Corriamo al Collatino, siamo lieti di fare questo, e stiamo coinvolgendo anche le istituzioni, perché noi cercheremo di fare per quel giorno una grande festa all'interno del parco di Villa Gordiani. Come abbiamo detto più volte, l'aspetto coreografico non manca, perché abbiamo i più bei monumenti, diciamo, i resti dell'antica villa del secondo e terzo secolo, quindi a questo abbineremo appunto questa festa. Allora inviteremo a partecipare tutti, da parte diciamo nostra noi ce la metteremo tutta per fare iscrivere più gente possibile, magari quelli che vengono a fare la gara competitiva inviteremo a venire con i propri familiari e li coinvolgeremo, faremo correre anche loro, ma soprattutto più che correre fare questa donazione. Infatti la gara, noi la gara non competitiva, questa Auchan per Teleton, faremo pagare una quota pro forma, diciamo una quota di 5 euro che poi sarà interamente devoluta per Teleton. Poi non so se come Auchan ce la state mettendo tutta, Auchan e Teleton, per fare qualcosa anche per chi partecipa, è vero? Dare un panco gara. Sentiamo un attimino che cosa c'è da dire, Pino. Noi ci stiamo organizzando intanto per essere più numerosi possibili, quindi come sempre già tutti i dipendenti Auchan negli anni passati hanno dimostrato grandissima sensibilità e adesione. Quest'anno ritengo che stiamo organizzando insieme qualcosa di straordinario, perché oltre ai collaboratori Auchan, che certamente parteciperanno numerosi come tutti gli anni, stiamo provando a invitare anche chi non fa parte del mondo Auchan, ma che vuole con la propria presenza partecipare a questo evento bellissimo. Quindi noi stiamo preparando dei pacchi gara, stiamo cercando di organizzarci per lasciare a tutti un piccolo ricordo della manifestazione della giornata, ricordandoci che è esclusivamente a scopo benefico e tutto quello che sarà poi ricavato andrà totalmente devoluto a Teleton. E questo è molto importante, perché sono tante le gare che si fanno a scopo benefico, poi uno va a vedere che la quota che viene data in beneficenza è una minima parte. Quindi possiamo dire tranquillamente che questa volta tutto quello che si incassa va in beneficenza. Assolutamente sì, così come ogni tipo di contributo che le nostre hostess di cassa chiedono ai nostri clienti su base volontaria, tutto quello va direttamente devoluto a Teleton in una gara che comincia il 2 di gennaio di ogni anno e si conclude con il 24 dicembre di ogni anno stesso. Quindi
una gara lunga un anno per noi, perché veramente c'è tanto bisogno di sostenere la ricerca. E allora noi più avanti poi diremo pure tutti i dettagli. Intanto possiamo annunciare che la quota di iscrizione, come abbiamo detto, è di 5 euro che sarà interamente devoluta. Per iscriversi ci si potrà iscrivere all'ipermercato Shan di Collatina, forse anche a Casalbertone, vero Pino? C'è la possibilità anche di iscriversi a Casalbertone. Noi ci stiamo strutturando per dedicare degli spazi, degli angoli a queste iscrizioni, però diciamo che Collatina partecipa in maniera strutturata, principale, a tutto questo, anche per comodità logistica, chiaro, più che altro per questo. E anche ci si potrà iscrivere, comunque, lo diciamo questo ai nostri ascoltatori e a chi parteciperà alla gara del solstizio d'estate, si potrà iscrivere anche presso il negozio di articoli sportivi Chiappini e Salsa Sport di via Collatina. Poi tutti i dettagli magari diremo più avanti. Ecco, adesso è importante aver ufficializzato e aver avuto questo bel incontro telefonico con il direttore, proprio per ufficializzare in maniera adeguata che finalmente, possiamo dirlo, faremo una bella gara non competitiva a scopo prettamente benefico. Adesso studieremo se far fare soltanto 2 chilometri non competitivi, perché i competitivi faranno 5 chilometri. Faremo lo stesso percorso degli atleti competitivi. Gli atleti competitivi fanno 3 giri, i non competitivi, siccome a passo libero, una cosa così, gli faremo fare magari soltanto un giro e mezzo, due giri, però sempre intorno ai resti dell'antica Villa Patrizia. Ma infatti il percorso che ho studiato io l'ho fatto in modo che tutti i concorrenti girano intorno a tutti i ruderi, proprio per farglieli vedere. Cioè non è soltanto una gara agonistica, competitiva, ma è anche un modo per far conoscere certe vestigie antiche che magari tanti non conoscono. Infatti si corre intorno al mausoleo che è risalente in tutti i ruderi, la cisterna all'epoca costantiniana, poi c'è i resti della basilica, poi ci sono i resti delle terme gordiane, la torre dei schiavi da cui è preso il nome della via adiacente. Quindi faremo questo e stiamo coinvolgendo anche le istituzioni, non per avere contributi, ma per avere da parte loro il massimo dell'appoggio per quanto riguarda magari la festa, perché noi quest'anno deve essere una bella festa, una festa perché oltre a ricordare la memoria del nostro amico Alfonso Sordi, che ormai sono 8-9 anni che è scomparso, e la cosa più bella è proprio questa, Telethon. Noi questa gara solstizio d'estate già aveva la sua parte di solidarietà, perché ricordava il nostro amico Alfonso Tordi che è scomparso, ma soprattutto i genitori che, nonostante il dolore di quell'evento, sono riusciti anche a avere il coraggio di donare gli organi del figlio, così hanno permesso alla vita a persone molto sfortunate. E anche adesso addirittura ci abbiniamo Telethon, perché ci sono molte persone sfortunate, bambini, adulti che stanno magari in condizioni disagiate, proprio perché la ricerca nelle malattie rare non viene molto approfondita. Dico bene? Certo, dici benissimo, bisogna aiutare soprattutto chi soffre. Bene, noi signor Pino, per adesso ci salutiamo, poi ci risentiremo più avanti, proprio nell'imminenza dell'evento, così anche i nostri ascoltatori potranno sentire bene tutte le iniziative che Ocean ha preparato, perché ci sarà anche, possiamo dire, lo Ocean proporrà anche dei premi a sorteggio, se non erro, vero? Beh, noi abbiamo l'obiettivo di passare insieme una bellissima giornata, tanto per cominciare, il mese è propizio, la domenica anche, per passare insieme le famiglie, perché deve essere, proprio perché non è competitiva, una mattinata delle famiglie per stare tutti quanti insieme.
all'interno di questo la solidarietà deve vincere su tutto, quindi mi piace ricordare che indipendentemente da chi vorrà partecipare fisicamente a questa passeggiata a Villa Gordiani, sono libere ogni altra forma di contribuzione, di volontariato alla questione Telethon. Detto questo, tra tutti i partecipanti, come sottolineava lei Pino, ci sono delle sorprese che poi come Oshana andremo a proporre per ringraziare tutti di aver partecipato, quindi premieremo con quello che riusciremo a trovare, ma veramente Roberto